Raccontare 5 anni di attività non è mai semplice. In 5 anni abbiamo speso 1.181 milioni di euro per le imprese siciliane. E poi ancora abbiamo fatto la riforma dell'IRSAP, abbiamo fatto la riforma delle ASI, abbiamo portato le ZES, abbiamo creato i presupposti per trasformare le aree industriali in volano di investimento per la Sicilia. Io voglio difendere la provincia di Trapani. Sono contro le candidature calate dall'alto. O lo voglio fare a Parlamento nazionale e a Parlamento regionale. Ecco perché vi chiedo di votare Prima d'Italia. Votate alle elezioni regionali Prima d'Italia. Votate la persona. Scrivete Mimmo Turano. Eccomi, sono Linda Licari, candidata nella lista del Partito Democratico per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. Nella vita faccio l'insegnante di sostegno nelle scuole superiori. Fin da ragazzina mi sono formata nel mondo del volontariato. Ho fatto l'animatrice accogliendo bambini in difficoltà. Ho iniziato a fare politica attiva nella mia città, Marsala, portando avanti le idee in cui credo, sempre dalla parte dei più deboli, di chi non ha voce, dei soggetti più fragili, delle donne. Sono stata consigliere di maggioranza per 5 anni e sono stata presidente della Commissione Politiche Sociali. All'interno del Consiglio Comunale mi sono battuta moltissimo per difendere i diritti, l'ambiente, la trasparenza nella gestione della città. Sono stata promotrice di diverse iniziative che vanno avanti ancora oggi. Dietro di me non ci sono padrini politici, ma soltanto la gente comune. Ci siete tutti voi che volete portare una persona libera, impegnata, competente e tenace a lavorare per tutti nell'Assemblea regionale siciliana, dove vorrei battermi per continuare a difendere i diritti dei più fragili, i diritti di chi è stato trascurato dalla politica locale, come gli agricoltori, le piccole imprese e gli operai che vi lavorano. Per i diritti di chi subisce un ambiente oltraggiato dall'incuria, di chi non sopporta più la mancanza di trasparenza nella gestione della cosa comune, partendo dalla sanità fino ad arrivare alla gestione dei rifiuti. Sono la persona che ti rappresenta, che c'è stata, che c'è e che ci sarà. Il 25 settembre, vota PD, scrivi Linda Licari nella scheda verde. Giuseppe Bianco è un mazzarese puro sangue. Giuseppe Bianco è un medico, Giuseppe Bianco è un medico che si è laureato a Palermo e ha fatto poi la scuola di specializzazione a Roma e si è specializzato in cardiochirurgia. Per tanti anni ha svolto la sua attività professionale, ahimè, purtroppo fuori dalla Sicilia, tra Roma e Alessandria, e successivamente nel 2003 è rientrato, quindi ha fatto il percorso inverso, cioè dal nord al sud e non quindi una emigrazione verso il nord, per anche qui portare una buona attività cardiochirurgica che ho iniziato a svolgere presso il Policlinico Universitario di Palermo. Giuseppe Bianco è sposato, ha 3 figlie. Giuseppe Bianco è molto legato alla sua terra ed è per questo motivo che svolge la sua attività professionale e la sua attività politica nel nostro territorio. La Sicilia, tra le isole più belle al mondo, terra di santi, poeti e navigatori, e la nostra provincia di Trapani, territorio d'amore che custodisce un patrimonio inestimabile di arte, tradizioni e sapori, abitata da gente straordinaria che ha tanto bisogno di essere ascoltata, valorizzata e resa protagonista della nostra storia. Possiamo riuscirci con l'impegno di ognuno di noi e scegliendo chi dovrà rappresentarci. Per questo il 25 settembre per l'elezione regionale nella scheda verde scrivi Vito Gancitano, sempre dalla stessa parte, la vostra.
Buonasera, bentornati in visione qui su Canale 2 con il nostro appuntamento con l'informazione quotidiana. Vi ricordo che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, e la pagina Facebook Canale 2 Trapani. Cominciamo quindi subito con la cronaca. Una donna rumena finisce nei guai perché aveva assoldato un killer per uccidere il vicino di casa. Avrebbe proposto a un connazionale romeno di uccidere sparandogli un vicino di casa in cambio di 4.000 euro. È finito nei guai così una donna romena di 35 anni, per cui la procura di Marsala ha chiesto il rinvio a giudizio. Lo scorso febbraio la magistratura aveva disposto per lei in via d'urgenza la misura della libertà vigilata. La storia è venuta fuori perché il mancato sicario ha raccontato che dopo aver meditato per qualche ora sulla proposta, decisa di telefonare all'uomo a cui avrebbe dovuto sparare per dirgli che era stato incaricato di farlo fuori. E così entrambi hanno concordato di andare l'indomani dai carabinieri di Petrosino e presentare la denuncia. Oggi il provvedimento da parte della procura di Marsala. E ancora una donna protagonista a Castelvetrano è stata arrestata per rapina e lesioni personali. I carabinieri della compagnia di Castelvetrano hanno tratto in arresto una pregiudicata del posto di 42 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio di sorveglianza di Trapani, che ne ha disposto l'espiazione della pena residua di 6 mesi in carcere. La donna, nel solo anno in corso, era stata denunciata dai carabinieri per ben 6 volte per i reati di rapina aggravata, lesioni personali e indebito utilizzo di carte di credito. Queste tipologie di azioni criminose sono state in questi mesi messe in atto tutte nei confronti dell'ex compagno convivente, a cui la donna avrebbe prima sottratto la carta di credito minacciandolo con un coltello e costringendolo alle cure presso il locale pronto soccorso per delle ferite da arma da taglio, e per poi eseguire svariati prelievi e pagamenti per un totale di 250 euro. L'attività investigativa dei carabinieri ha documentato la maggior parte di questi reati, andando a confermare la veridicità della denuncia della vittima, motivo per il quale la stessa è finita ai domiciliari. Nonostante la misura restrittiva, la donna si sarebbe resa responsabile di alcune evasioni, venendo sorpresa in palese violazione delle prescrizioni imposte dal giudice. Da queste serie di violazioni documentate dai carabinieri è scaturito il provvedimento che ha disposto l'associazione presso il carcere Pagliarelli di Palermo. A Campobello di Mazara i carabinieri effettuano una denuncia e un arresto. I carabinieri della stazione di Campobello di Mazara hanno tratto in arresto, in ottemperanza ad una ordinanza di aggravamento emessa dalla 4ª sezione penale della Corte d'Appello di Palermo, un pregiudicato mazarese di 20 anni. Il giovane, sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari per reati commessi circa un anno fa per maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti del padre, si sarebbe reso responsabile di continue violazioni a quanto disposto dal giudice, documentate dai carabinieri di Campobello, che lo hanno tratto in arresto notificando il provvedimento che ne ha disposto la custodia in carcere. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato tradotto presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani. Nello stesso contesto operativo, durante l'espletamento di un posto di controllo volto al contrasto delle violazioni al codice della strada, è stato denunciato un 49enne mazarese per il reato di minaccia a pubblico ufficiale, in quanto sottoposto ad un accertamento dai carabinieri che lo hanno fermato a bordo di un ciclomotore senza targa e privo di copertura assicurativa, proferiva nei loro confronti frasi minacciose. L'INPS avverte: occhio alle truffe online. In queste ore stanno arrivando ad alcuni clienti dell'INPS false email inviate appunto da un indirizzo di posta elettronica apparentemente riconducibile all'INPS. Dietro la promessa di un rimborso economico, dietro la notifica di un mancato versamento di contributi, spiega l'istituto, il mittente richiede un aggiornamento delle coordinate bancarie o un bonifico immediato per evitare sanzioni. Si tratta di un tentativo di truffa online con l'utilizzo del logo INPS e con un linguaggio volto a trarre in inganno il destinatario del messaggio.
maggio. L'INPS rammenta che non invia tali comunicazioni via email e che l'istituto non trasmette allegati in formato exe né link nel corpo delle proprie comunicazioni. L'istituto raccomanda in tal senso di adoperare la prudenza di rito e quindi di non cliccare su eventuali collegamenti esterni contenute in email o sms presumibilmente trasmessi da INPS, non scaricare file allegati in formato exe, verificare sempre il mittente della comunicazione, consultare sul sito dell'INPS il vademecum attenzione alle truffe, periodicamente aggiornato con le ultime segnalazioni pervenute, informare in caso di ulteriori dubbi il contact center o i profili social ufficiali dell'istituto per una ulteriore verifica. E Pantelleria, la nuova meta per i migranti nel Mediterraneo. E Pantelleria, la nuova meta dei migranti del Mediterraneo. Il flusso delle imbarcazioni dalla Tunisia a Pantelleria è infatti continuo in questi giorni. In una sola giornata, tra gommoni e piccoli natanti, ne sono arrivati ieri ben 14, pertanto altri 130 migranti si trovano adesso sull'isola. Alcune imbarcazioni sono state intercettate in mare dalle motovedette della Finanza e della Guardia Costiera, altri migranti a terra dai carabinieri. Nonostante un trasferimento in serata di 80 profughi nel punto crisi di via Arenella, nell'ex caserma dell'esercito, ci sono ancora 200 migranti. Gli sbarchi sono continui, dice il sindaco Vincenzo Campo, ma la situazione, nonostante i numeri maggiori, è migliore rispetto allo scorso anno, quando le complesse procedure sanitarie anti-Covid rallentavano i trasferimenti. Grazie all'implementazione dei posti nel centro di accoglienza e alla rapidità nei trasferimenti, non si registrano particolari criticità. L'assessore Michele Milazzo parla della lotta all'abbandono dei rifiuti a Marsala. Siamo con l'assessore Milazzo per parlare di pulizia nella città di Marsala. Come abbiamo fatto vedere nelle ultime settimane, i cittadini ci segnalano alcune micro discariche presenti nel territorio, frutto purtroppo dell'inciviltà di pochi. Devo dire che il comune spesso interviene, ma il problema degli abbandoni purtroppo è sempre presente. È un problema, come ha detto bene lei, di civiltà, di educazione, di senso civico e di sensibilità nei confronti della città. Chi ama la città certamente non può assumere questi comportamenti, peraltro assolutamente ingiustificati. Come voi vedete, siamo impegnati ogni giorno in un'azione veramente incessante per rimuovere i rifiuti abbandonati. In una città dove abbiamo un contratto che prevede il servizio di porta a porta, che mi pare sia assolutamente puntuale, dove si è previsto anche degli interventi straordinari, dove facciamo anche dei servizi, diciamo, anche dedicati per l'attività commerciale, e tutto questo non si giustifica. Abbiamo iniziato a prendere le nostre contromisure: più telecamere, più attenzione, più controlli, più verbali. Io sto tentando di elaborare insieme con il comandante dei vigili urbani una ordinanza che prevede anche delle sanzioni anche più punitive. Questo ci chiedono i nostri concittadini, questo io ascolto, registro e ho il dovere certamente di tentare di adottare anche dei provvedimenti anche più penalizzanti per chi continua a deturpare il nostro territorio. Io approfitto della vostra disponibilità per invitare ancora una volta i nostri concittadini a differenziare. Se riusciamo a differenziare bene, già siamo una delle città, se non la prima città oltre gli 80.000 abitanti, che ha la percentuale di differenziata più alta, ma se continuiamo a differenziare in questo modo e continuiamo anche a migliorare, potremmo anche ridurre chiaramente i rifiuti solidi urbani, l'RSU, con grande vantaggio. Temo che nelle prossime settimane si possa verificare quello che già si è verificato all'inizio di stagione, cioè la chiusura o la limitazione dei conferimenti presso la TAPA nei servizi, con tutto quello che ne potrebbe comportare. Quindi sto cercando di prevenire, sto cercando di adottare tutte le misure possibili e immaginabili, ma temo che purtroppo questo si possa anche verificare. Se riusciamo a differenziare bene, riusciremo anche a limitare i danni. Mi fa piacere che oggi si parla anche
degli aspetti assolutamente positivi della città. Le spiagge sono ancora oggi in piena attività, ancora oggi garantiamo sia la pulizia dell'arenile sia la rimozione dei rifiuti spiaggia. Mi fa piacere vedere ogni giorno tanti nostri concittadini, ma soprattutto tantissimi turisti che frequentano le nostre spiagge e riceviamo anche grande apprezzamento per questi servizi. Il mio impegno è di continuare questa attività certamente per tutto il mese di settembre. Per tutto il mese di settembre io vorrei garantire, farò di tutto per garantire e riuscirò a garantire alla pulizia dell'Arenile ad avere le spiagge pulite così come le abbiamo avute da luglio e ad agosto. E adesso passiamo alla pagina di informazione elettorale. Ieri a Mazara in piazza Matteotti è stato inaugurato il comitato elettorale del dottor Pino Bianco. Pino Bianco, candidato all'Assemblea regionale siciliana per il Partito Democratico, una grande opportunità. Ma sì, una grande opportunità, spero per la Sicilia, spero per Mazara, spero per la provincia di Trapani, spero per la sanità del nostro territorio, perché è lì che voglio investire il mio tempo, perché lì è che so investire bene e dare il mio contributo, e quindi è un'opportunità che io voglio condividere con i miei elettori. In effetti questa campagna elettorale, parliamo delle regionali, insomma fino a questo momento si è caratterizzata per duelli verbali, su posizioni, su situazioni strane, ma ricordiamo che il 60% del bilancio della regione è proprio sulla sanità e insomma Giuseppe Bianco è uno dei cardini della sanità della Sicilia. Ma la cosa che mi fa davvero così riflettere è che parlano di sanità e parlano degli sfracelli che hanno combinato in questi 5 anni chi ha gestito la sanità in questo territorio negli ultimi 5 anni. Cioè dire, io penso che per dignità, ecco, molti non si dovrebbero nemmeno presentare alle elezioni, perché quello che noi oggi stiamo vivendo, cioè una rete ospedaliera assente, una necessità da parte dei nostri cittadini di ricorrere a degli ospedali che sono fatiscenti non in termini di strutture ma in termini di organizzazione sanitaria, la diretta colpa e responsabilità è di chi ci ha amministrato, e ci ha amministrato questo governo regionale. Quindi ci vorrebbe un atto, come dire, di buon senso da parte di chi oggi si ripropone alla candidatura, di dire no, va bene, noi non siamo in grado, facciamo un passo indietro, lasciamo il passo a chi invece forse ha qualche cosa da dire, qualche cosa da fare. Un altro problema che è stato più volte, come dire, posto all'attenzione in questa campagna elettorale che riguarda la regione siciliana è l'eccessiva burocratizzazione, una burocrazia che a volte uccide. No, la burocrazia non a volte, la burocrazia uccide, perché oggi noi potremmo davvero fare tantissime cose, a partire dalla gestione delle spiagge, a partire dalla gestione dei rifiuti, a partire dalla gestione dell'acqua, a partire dallo sport, se noi ci liberassimo poco poco di queste lungaggini burocratiche che non fanno altro che toglierti il fiato, caro Enzo. Cioè dire, a volte anche tu, animato da buona volontà, animato da grandi voglie per raggiungere degli obiettivi, e ti devi impelagare in questo mostro a 1000 teste che appunto la burocrazia, la dobbiamo snellire. In fin dei conti, perché la gente il 25 settembre deve votare Partito Democratico e indicare Giuseppe Bianco? Ma Enzo, deve, io chiedo il voto ai cittadini, chiedo il voto ai nostri concittadini e chi vive in questa provincia, perché Pino Bianco è un professionista che vuole fare politica, non è un professionista della politica, e chi vuole mettere al servizio degli altri la propria esperienza, la propria cultura, il proprio modo di essere cittadino. Io credo che c'è bisogno di questo, io credo che c'è bisogno di personale che hanno delle competenze importanti nei campi in cui si vogliono applicare. Io credo e sarei contento se alla regione andassero buoni medici, andassero buoni ingegneri, andassero buoni tecnici, andassero dei competenti del come possiamo utilizzare i fondi europei, e che purtroppo spesso tornano indietro, e invece no, invece abbiamo una classe di politica, o quantomeno si propone una classe di politici
che oggettivamente, io non, ovviamente non voglio parlare male di nessuno e non è nel mio costume, però ecco, invito le persone a riflettere, a guardare e quando si entra nella cabina elettorale a prestare davvero attenzione a chi vuole che domani sia il rappresentante delle proprie e delle loro necessità. Chiudiamo quindi la pagina di informazione elettorale. C'è stata un'errata applicazione dei contratti di lavoro nelle aziende che sono affiliate all'ASP di Trapani. Vediamo. Errata applicazione dei contratti di lavoro da parte delle aziende convenzionate con l'ASP di Trapani. Alcune aziende che lavorano in convenzione con l'ASP di Trapani applicano scorrettamente i contratti di lavoro con conseguenti difformità di trattamento economico, giuridico e contrattuale per i lavoratori coinvolti. Ad affermarlo è il segretario generale della UIL FPL di Trapani, Giorgio Macaddino, che segnala l'accaduto con una specifica lettera all'ASP di Trapani, all'Ispettorato del Lavoro e al Nucleo dei Carabinieri presso l'Ispettorato del Lavoro. Nell'interesse dei lavoratori lesi nei loro diritti, spiega Magadino, la UIL chiede l'avvio di un controllo che permetta il monitoraggio capillare di tutte le aziende a vario titolo destinatarie di risorse pubbliche a carico del Servizio Sanitario Nazionale tramite convenzioni, al fine di verificare la corretta e soprattutto uniforme applicazione dei contratti di lavoro nei riguardi di tutta la platea dei lavoratori interessati. Nello specifico si chiede il controllo in relazione ad alcune verifiche effettuate e doglianze pervenute da diversi lavoratori circa la non uniformità di applicazione dei contratti di categoria e applicazione di diversi contratti pur di fronte a identiche posizioni e mansioni dei lavoratori. Una rotatoria molto pericolosa perché piena di pietre, quella vicino lo stadio municipale di Marsala. Lo avevamo denunciato sin dal primo momento, è inconcepibile che una rotatoria che si trovi vicino allo stadio sia, diciamo così, riempita da pietre di una certa consistenza. E infatti uno dei motivi per cui ancora lo stadio municipale Nino Lombardangotta non può essere reso agibile è proprio per questo. La commissione si riunirà a giorni e come noi abbiamo, ripeto, più volte denunciato attraverso le nostre trasmissioni ma anche ai servizi sul nostro TG, questa rotatoria era un pericolo proprio per lo stadio, perché naturalmente nel caso in cui il Marsala avesse giocato una gara a rischio contro una rivale acerrima, e allora quei sassi potevano essere, diciamo così, motivo di allarme, perché potevano essere utilizzate come vere e proprie armi. E così oggi stanno rimuovendo i sassi della rotatoria vicina allo stadio e quindi da ciò che si evince, a breve lo stadio potrà essere dichiarato agibile. Una piccola battaglia che ha condotto anche la nostra redazione, una battaglia che si sta per vincere, ma non è una battaglia di Canale 2, ma è una battaglia a favore della comunità marsalese e dello sport. I risultati di uno studio sulle saline del Mediterraneo saranno resi noti domani a Marsala. Tappa finale del progetto europeo Mediterranean Artisanal Salinas nell'ambito del programma FAI QBMED finanziato dall'Unione Europea. Venerdì domani alle 9.30 presso il mulino Ettore Infersa a Marsala, il convegno che prende il titolo proprio dal progetto si aprirà con l'intervento della coordinatrice Tiziana Campisi e di Francesco Ezzi, che presenterà le quattro azioni pilota messe in campo dai quattro paesi partner: Italia, Libano, Tunisia e Spagna. Nelle saline Ettore Infersa, unico sito italiano insieme a Cervia dove si è intervenuto, è stata prevista un'azione pilota i cui risultati saranno illustrati da Antonio Dalistaiti. Il progetto MedArtisal, attraverso l'analisi delle saline di Libano, Tunisia, Spagna e Italia, ha consentito di studiare modelli di gestione per dare la possibilità alle saline artigianali di rimanere competitive sul mercato diversificando i propri prodotti. Ai lavori interverrà il presidente della SOAT SPA, Giacomo Dalistaiti, che parlerà invece
specie di processo di produzione del sale marino e certificazione di qualità del sale. I lavori da metà mattinata sino al pomeriggio saranno dedicati al workshop sulla diversificazione dell'uso del sale tra gastronomia e turismo, con gli interventi dello chef Peppe Giuffrè, il sale marino ad uso gastronomico, Vincenzo Tiana, presidente dell'associazione Parco Molentargius, e Civo Zeno, presidente dell'associazione Plus Salis. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria, ma torneremo subito dopo con l'informazione. Canale 2, pubblicità. Il centro impiantologico odontoiatrico del dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Marsala, nella via Giulio Ancaomodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 7676 80, oppure collegandosi al sito web www.dottorantoniomarino.it. Amore, dove mi stai portando? A comprare i mobili nuovi per la nostra casa di campagna e per il nostro B&B. Ah, ecco appunto, hai detto nuovi e mi porti da Alessandro Mercatone dell'Usato. Ma certo, da Alessandro portiamo il nostro usato, che verrà valorizzato e rivenduto, e compriamo tutto l'arredamento nuovo. Da Alessandro Mercatone trovi tutti i mobili nuovi che ti servono, risparmiando tantissimo. Cucine componibili di elettrodomestici, camere da letto e camerette, e ancora divani, tavolini, scarpiere. Vieni a scoprire la qualità al giusto prezzo da Alessandro Mercatone in via Salemi 616 a Marsala. Alessandro Mercatone, affari fatto. Solletico, di Corona Rosalinda. Da noi trovi giocattoli, pelletteria, bigiotteria, abbigliamento per battesimo, corredini, profumeria. Vieni ad acquistare da noi i tuoi regali. Troverai nel reparto giocattoli sconti fino al 50%. Acquistando i tuoi regali, Babbo Natale durante il periodo natalizio te li consegnerà gratuitamente a casa tua. Grande novità! Da quest'anno abbigliamento Bimbo Brunz. Solletico, ci trovi in Contrada Strasatti 272, via Nazionale. www.canale2.com. Veniamo allo sport. Il marsalese Gabriele Laudicina è il nuovo campione italiano di canoa 2000 metri. Grandissima performance di Gabriele Laudicina, canoista di punta della società Canottieri Marsala, che ha conquistato il titolo di campione italiano nei 2000 metri a Coldonazzo in provincia di Trento. Dal 9 all'11 settembre nel lago di Caldonazzo infatti si sono svolti i campionati italiani canoa giovani 2022, cui ha partecipato la squadra della Canottieri insieme all'istruttore Vincenzo Panicola. Ottimi risultati anche degli altri atleti. Gabriele Laudicina, oltre alla conquista del primo posto nei 2000 metri, è salito sul podio dei 200 metri con la medaglia di bronzo, mentre Alberto Pegno ha chiuso terzo nei 2000 metri e quarto nei 200 metri. Infine Gabriel Lograsso si è classificato al quarto posto nei 200 metri. Risultato eccellente per Gabriele e per tutta la squadra della società Canottieri Marsala, ha commentato l'allenatore Panicola. È stata una delle gare più importanti a cui abbiamo partecipato quest'anno e sono fiero dei miei ragazzi. Ci tengo particolarmente a fare i complimenti al presidente della società Canottieri, Tommaso Angileri, per aver creduto in questo sport e per aver rilanciato la canoa e il canottaggio a Marsala dopo tanti anni. E per oggi è tutto, vi ricordo che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, la pagina Facebook Canale 2 Trapani, dove troverete anche approfondimenti, dirette e altro, e il canale YouTube. Per oggi è tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e buonasera.
Raccontare i 5 anni di attività non è mai semplice. In 5 anni abbiamo speso 1.181 milioni di euro per le imprese siciliane. E poi ancora abbiamo fatto la riforma dell'IRSAP, abbiamo fatto la riforma delle ASI, abbiamo portato le ZES, abbiamo creato i presupposti per trasformare le aree industriali in volano di investimento per la Sicilia. Io voglio difendere la provincia di Trapani. Sono contro le candidature calate dall'alto e lo voglio fare a Parlamento nazionale e a Parlamento regionale. Ecco perché vi chiedo di votare Prima d'Italia. Votate alle elezioni regionali Prima d'Italia, votate la persona, scrivete Mimmo Turano. Eccomi, sono Linda Licari, candidata nella lista del Partito Democratico per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. Nella vita faccio l'insegnante di sostegno nelle scuole superiori. Fin da ragazzina mi sono formata nel mondo del volontariato. Ho fatto l'animatrice accogliendo bambini in difficoltà. Ho iniziato a fare politica attiva nella mia città, Marsala, portando avanti le idee in cui credo, sempre dalla parte dei più deboli, di chi non ha voce, dei soggetti più fragili, delle donne. Sono stata consigliere di maggioranza per 5 anni e sono stata presidente della Commissione Politiche Sociali. All'interno del Consiglio Comunale mi sono battuta moltissimo per difendere i diritti, l'ambiente, la trasparenza nella gestione della città. Sono stata promotrice di diverse iniziative che vanno avanti ancora oggi. Dietro di me non ci sono padrini politici, ma soltanto la gente comune. Ci siete tutti voi che volete portare una persona libera, impegnata, competente e tenace a lavorare per tutti nell'Assemblea regionale siciliana, dove vorrei battermi per continuare a difendere i diritti dei più fragili, i diritti di chi è stato trascurato dalla politica locale, come gli agricoltori, le piccole imprese e gli operai che vi lavorano. Per i diritti di chi subisce un ambiente oltraggiato dall'incuria, di chi non sopporta più la mancanza di trasparenza nella gestione della cosa comune, partendo dalla sanità fino ad arrivare alla gestione dei rifiuti. Sono la persona che ti rappresenta, che c'è stata, che c'è e che ci sarà. Il 25 settembre, vota PD, scrivi Linda Licari nella scheda verde. Giuseppe Bianco è un mazzarese puro sangue. Giuseppe Bianco è un medico. Giuseppe Bianco è un medico che si è laureato a Palermo e ha fatto poi la scuola di specializzazione a Roma e si è specializzato in cardiochirurgia. Per tanti anni ha svolto la sua attività professionale, ahimè, purtroppo fuori dalla Sicilia, tra Roma e Alessandria, e successivamente nel 2003 è rientrato, quindi ha fatto il percorso inverso, cioè dal nord al sud e non quindi una emigrazione verso il nord, per anche qui portare una buona attività cardiochirurgica che ho iniziato a svolgere presso il Policlinico Universitario di Palermo. Giuseppe Bianco è sposato, ha 3 figlie. E Giuseppe Bianco è molto legato alla sua terra ed è per questo motivo che svolge la sua attività professionale e la sua attività politica nel nostro territorio. La Sicilia, tra le isole più belle al mondo, terra di santi, poeti e navigatori, e la nostra provincia di Trapani, territorio d'amore che custodisce un patrimonio inestimabile di arte, tradizioni e sapori, abitata da gente straordinaria che ha tanto bisogno di essere ascoltata, valorizzata e resa protagonista della nostra storia. Possiamo riuscirci con l'impegno di ognuno di noi e scegliendo chi dovrà rappresentarci. Per questo il 25 settembre per l'elezione regionale nella scheda verde scrivi Vito Gancitano, sempre dalla stessa parte, la vostra. Canale 2. Pubblicità. Tutto il buono del mare sulla tua tavola. Vieni da D&G Fish. Nuova apertura in Contrada Ciancio 257 a Marsala. Ti aspettano frutti di mare freschi tutti i giorni, pesce congelato a bordo e gustosi prodotti ittici surgelati. Vieni a trovarci anche in Corso Calatafimi 46.
B&G Fish di Renzo Catarinicchia, le meraviglie del mare, il gusto e la freschezza, in due pescherie accoglienti e assortitissime. Se provi una volta, non cambi più. B&G Fish è a Marsala, in Contrada Ciancio 257 e in Corso Calatafimi 46 su Piazza Caprera. Riscopri i sapori di una volta con Panificio Genna, che dal 1986 delizia ogni giorno il tuo palato con pane fresco e fragrante cotto in forno a legna. Tante varietà di pane, panini, prodotti con farine pregiate 100% italiane, attentamente selezionate e lavorate. Un vasto assortimento di prodotti per la colazione, sia dolce che salata. Gli spuntini con panini e pizze, i pranzi veloci da asporto, ma anche nei nostri locali, biscotteria, gastronomia. Panificio Genna, un mondo di cose buone. In Piazza Caprera 43 e in Contrada Scacciaiazzo 59 a Marsala. Un corretto e costante apporto di frutta e verdura è indice di vita sana. Per questo motivo è importante che frutta e verdura siano sempre fresche e di qualità, come tutti i prodotti che trovi da Sfrutta la Frutta. Un vasto assortimento di ortaggi, verdura e frutta sempre fresche e di produzione propria, come le fragole. Prodotti selezionati come formaggio e ricotta locali, pane con lievito madre cotto in forno a legna, biscotti caserecci e pasta fresca, uova locali da galline allevate a terra, pesce surgelato, prelibatezze e piatti tipici come il couscous, vino e aceto locali. Sfrutta la Frutta di Alabiso Enza e in Contrada Casabianca 95 a Marsala. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. Risolviamo ogni problema di coltivazione. Sappiamo come guarire le tue piante, migliorare la tua produzione o avviare un nuovo terreno. A Marsala, in Contrada Fontana di Leo 66. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. Diffondiamo passione e amore per la cura degli animali a tutti i nostri clienti. Siamo sempre dalla parte di chi ama i propri pets e abbiamo fatto di questa dedizione un lavoro. Da noi trovi mangimi e accessori per animali da cortile e tutto ciò che riguarda i nostri amici, dalle crocchette ai cibi umidi per cani e gatti, mangimi per pesci e tartarughe, uccelli e roditori. Si possono acquistare numerosi accessori, dalle spazzole ai giochi, cucce e scodelle, guinzagli, gli antiparassitari di tutte le tipologie, la ferramenta, gli accessori da giardinaggio, piante da orto e fiorite, le bombole Agip e tanto altro. Accettiamo prenotazioni di galline, pulcini, polli e pappagalli allevati a mano. Consegniamo a domicilio. Che aspetti? La Crusca si trova a Marsala, in Contrada Ciancio 29, accanto alla farmacia. Telefono 346 78 55 396. www.canale2.com.